Ciao a tutti e a tutte. Oggi, dopo non so, tipo un anno che non facevo un video su questo argomento, torno a consigliarvi delle letture da fare in inglese. I video che ho fatto finora riguardavano un livello di inglese base e oggi facciamo invece un livello di inglese che si attesta sul medio-alto. In particolare vi voglio parlare di una saga, comunque in ogni caso se per caso vi incuriosisco ma non volete leggere in inglese, questa saga la trovate anche in italiano. È la saga dei Lungavista in italiano, sono tre libri, quindi si tratta di una trilogia scritta da Robin Hobb, in inglese è The Farseer Trilogy, io vi lascio comunque qua sotto i libri linkati ad Amazon ADBS. E il primo libro è The Assassin's Apprentice. Questo primo volume cominciamo a conoscere il protagonista Fitz, che è il figlio bastardo del successore del re. Utilizzo il termine bastardo, che è il termine utilizzato nella saga, proprio con un utilizzo dispregiativo, ovviamente. Fitz all'età di 6 anni verrà accolto a palazzo, ma sempre e solo come figlio illegittimo di Chevalier, e non so in italiano come sia stato tradotto questo nome, che è appunto l'erede al trono. A Fitz verranno insegnate molte cose, verrà insegnato a combattere, verrà insegnato ad uccidere, verrà insegnato a prendersi cura degli animali, verrà insegnato a leggere e a scrivere e gli verrà insegnato anche l'utilizzo di erbe e di veleni. È un ragazzino che ha sempre dovuto affrontare insomma, numerose difficoltà nella vita, difficoltà segnate soprattutto da un tot di persone che lo odiano, che lo vorrebbero morto, primo fra tutti Regal, che è uno dei suoi due zii. Fitz rimane comunque sempre un bravo ragazzo, nonostante sia l'assassino di corte, perché comunque considerate che lui prima di uccidere ci pensa, ci riflette, si pone domande, insomma non uccide così alla leggera qualcuno. Ovviamente tutto attorno a Fitz ruota anche qualcos'altro, infatti il re deve affrontare una grave minaccia per i sei ducati, l'assalto e le razzie da parte dei pirati delle navi rosse. Questi pirati non solo prendono tutto quello che c'è da prendere nei vari villaggi dei sei ducati, ma prendono anche degli ostaggi. E la cosa pazzesca e geniale, secondo me, è che se si paga il riscatto per avere queste persone verranno restituite morte. Se non si paga il riscatto, queste persone verranno forgiate, ovvero private della loro umanità. Ed è sicuramente una cosa terribile, però, come stavo dicendo prima, è una cosa secondo me geniale. Geniale perché la cosa normale è se paghi il riscatto ti restituisco la persona libera. Invece qui no, qui se paghi il riscatto te la restituisco morta perché comunque la morte è meglio della forgiatura. Tutte queste cose comunque che io vi sto dicendo ovviamente non sono spoiler perché le parti spoiler, credetemi che non ve le sto dicendo. Poi ovviamente nel caso non si fosse capito è una trilogia fantasy, quindi c'è una parte magica in tutto ciò, parte magica che ho trovato molto interessante sia proprio per la parte magica in sé che ho trovato originale, sia per come ne parla l'autrice. L'autrice infatti non dà delle spiegazioni, non ti dice la magia in questo libro è così così così, si presenta così così così, ma fa vedere come si presenta nel contesto concreto, nelle situazioni che lei crea. E a questo proposito, ogni capitolo inizia con una parte più o meno lunga scritta in corsivo, dove vengono spiegate cose o eventi che poi vengono contestualizzate, vengono spiegate, sviluppate nel corso del capitolo. Si parla per esempio di spirito e di arte, queste sono state le due traduzioni utilizzate in italiano. Lo spirito permette alla persona che lo possiede, che lo utilizza, di comunicare con gli animali, però c'è il pericolo di diventare a propria volta una bestia se non si presta attenzione appunto all'utilizzo di questa magia. L'arte invece, permette di collegarsi mentalmente con un'altra persona, trasmettendo quindi informazioni, impartendo ordini o addirittura influenzando le azioni di questa persona. E anche qui secondo me sono molto interessanti i due tipi diversi di magia. Poi, già in questo primo libro ci sono altri personaggi molto importanti, tra questi il mio preferito è Burrich, che non so come sia stato tradotto in italiano. Ho notato però che a parte Fitz, tutti gli altri devono avere altri nomi. Cosa
Comunque considerate che Burrich è colui che si occupa principalmente dei cavalli e dei cani di corte. È un omaccione duro, un omaccione burbero, però in realtà è un uomo buono. Il suo rapporto con Fizio in questo primo libro è decisamente altalenante, sia perché Burrich non vuole che Fizio utilizzi lo spirito, sia perché comunque Fizio è l'assassino di corte. I due però alla fine sono un po' come padre e figlio, anche se il loro rapporto è appunto oscillante tra amore e odio, ed è veramente un rapporto leale, un rapporto onesto, un rapporto sincero. Questo libro mi è piaciuto molto e sinceramente mi ha anche conquistato fin dalle prime pagine. Anche perché Fitz è un assassino veramente molto inusuale, che si pone un sacco di domande, come vi dicevo, sicuramente questioni legate anche al fatto che è ancora molto giovane, ma anche se per il fatto che non uccide con leggerezza, non vuole uccidere con leggerezza. E in realtà non è nemmeno così facile entrare, cioè simpatizzare con lui, perché non è un personaggio carismatico, affascinante, è un po' introverso, un po' timido, molto riflessivo, eppure comunque ora della fine ti ci affezioni e empatizzi con lui. Questo è stato il primo libro che ho letto di Robin Hobb, lo stile mi è piaciuto molto, mi ha ricordato un po' un George R.R. Martin al femminile. Ci sono molte descrizioni, tutto è scorrevole, però ovviamente i dialoghi, le parti parlate sono molto più scorrevoli rispetto alle parti descrittive. Lo stile è ricercato ma non di difficile comprensione, quindi se appunto avete un livello di inglese medio o alto lo potete leggere tranquillamente. Io mi sono approcciata a questo libro quando avevo un livello di inglese medio-basso, quindi ho fatto un po' di fatica all'inizio, però al momento in cui sono entrata, ho cominciato a capire lo stile dell'autrice, sono andata avanti insomma abbastanza tranquillamente, a parte per qualche parola che non conoscevo, però appunto se avete un livello medio-alto potete leggerlo tranquillamente. E adesso veniamo al secondo libro, comunque state tranquilli che non vi faccio spoiler, ma volevo parlarvi in generale un po' della trilogia. Se parlo piano perdonatemi, ma ho un sacco di mal di gola e anche molta tosse, quindi sto cercando di sforzarmi il meno possibile proprio per non tossire ogni 2 minuti nel video. Questo è il secondo volume della trilogia Royal Assassin, che trovate in italiano col titolo L'assassino di corte, se non vado errata, e il numero di pagine nel frattempo è cresciuto giusto un po'. Qui, come vi dicevo, sarò molto generica perché non voglio farvi spoiler, non voglio entrare nei dettagli della trama. Qui l'ambientazione principale ovviamente è la corte dei Lunga Vista. Robin Hobb infatti con le sue descrizioni, la sua narrazione non si addentra praticamente mai fuori, al di fuori delle mura di Castelcervo. Possiamo curiosare nel centro della città, nelle navi, nei loro equipaggiamenti. E vedremo quindi tutto quello che è utile per contrastare i pirati delle navi rosse, però la nostra esplorazione finisce lì. Fitz è cresciuto, Fitz è maturato, una maturazione che si nota sicuramente a livello fisico ma anche a livello mentale, caratteriale. A livello fisico si nota proprio questa incredibile somiglianza col padre, figlio del re sagace. La cosa che più mi piace di Fitz è il suo lato umano, il che è abbastanza un paradosso se consideriamo che con l'utilizzo dello spirito di cui vi avevo accennato prima rischia di diventare sempre più bestia. Si entusiasma facilmente, però nello stesso momento si deprime in una maniera impressionante nel momento in cui ci sono degli ostacoli sul suo cammino o se le cose non vanno come lui vorrebbe. E sicuramente, come vi dicevo, è maturato ma fa ancora degli sbagli, perché alla fine è comunque ancora un ragazzo, un giovane uomo. Il rapporto che ha con gli animali, in particolare l'utilizzo dello spirito, mi ha ricordato un po' gli Stark di George R. R. Martin, il fatto che loro riescono, alcuni di loro insomma sono dei metamorfi, riescono ad entrare nella mente, nel corpo, nello spirito dei loro metalupi. Secondo me la parte magica, quindi la differenza tra spirito e arte, è la parte più interessante di questa trilogia, anche se comunque Robin Hobb ancora nel secondo volume continua a dare piccole informazioni, poche informazioni, non svela mai tutto subito, ma scopriamo un po' alla volta cosa comporta avere questo tipo di potere. Questo secondo volume, l'analisi politica, il potere, la fedeltà sono argomenti molto importanti e centrali. Si può essere fedeli in modo diverso, a diverse persone, con diverse motivazioni.
Ovviamente se io sono fedele ad una persona, non tutti gli altri personaggi devono essere fedeli a quella stessa persona. Oppure io posso essere fedele a una causa, buona o sbagliata che sia, per scopi personali, positivi o meno. Tutti i personaggi sono molto caratterizzati, sia quelli principali sia quelli secondari. E un aspetto che mi è piaciuto molto in questi volumi sono le donne, donne ben caratterizzate, ma sono dei personaggi forti. Le donne sono veramente importanti, spesso sono sottovalutate dagli uomini che appunto o le reputano inferiori o loro le vedono sempre un po' come l'essere da difendere, quando in realtà magari queste donne sono molto più forti spiritualmente, ma magari anche fisicamente degli uomini. Ed è una cosa che assolutamente approvo. Finalmente c'è qualcuno che parla in questo modo delle donne, non come qualcuno da difendere, ma come qualcuno che sa difendersi benissimo da solo. Questo volume mi è piaciuto molto, l'ho solo apprezzato leggermente meno rispetto al primo volume. Qui secondo me ci sono stati un po' più di capitoli statici, soprattutto quello che un po' mi ha fatto storcere il naso è il fatto che Robin Hobb si è concentrata molto sul rapporto tra Fitz e Molly, che è il suo grande amore. Però negli ultimi capitoli, per esempio, si vola, ci sono scene di azione, scene di battaglie, non solo battaglie a colpi di coltello, ma battaglie a colpi di mente, ricche di sotterfugi, di macchinazioni, di imbrogli, e quindi sì, sicuramente insomma gli ultimi capitoli proprio risollevano anche le parti un po' statiche che hanno indebolito il libro. Comunque, questo non vuol dire che questo sia un brutto libro, assolutamente no. È un libro valido, un bel libro che mi è piaciuto comunque molto e ve lo dirò molto molto spesso e ve l'ho già detto, ve lo dirò ancora molto spesso. Quando parlo di Robin Hobb, per me resta un'autrice molto sottovalutata in Italia, sia dai lettori ma anche dalle case editrici. E continuiamo poi con l'ultimo libro di questa trilogia, Assassin's Quest, che trovate in italiano col titolo, mi pare, Il viaggio dell'assassino. E questo, sì, è ancora più grosso del volume precedente. Allora, in realtà Quest dovrebbe essere tradotto più come ricerca, quindi il titolo letterale forse dovrebbe essere La ricerca dell'assassino. Però devo dire che anche Viaggio ci sta molto molto bene perché è quello che sostanzialmente avviene in questo terzo volume e forse potremo in realtà dire quello che avviene in tutta questa trilogia. Fitz, infatti, questo libro in particolare, ma appunto è una cosa che potremo ricondurre anche ai libri precedenti, in questo libro farà un viaggio. Un viaggio fisico, sicuramente, che lo porterà ben oltre le montagne dei Sei Ducati, ma anche un viaggio spirituale. Ora, con viaggio spirituale non è che intendo che Fitz passerà le sue giornate con le gambe incrociate a fare meditazione, assolutamente no. È più che altro un viaggio alla ricerca di un proprio equilibrio interiore, un viaggio alla scoperta della sua anima e delle sue emozioni, un viaggio alla ricerca dei suoi desideri e un viaggio soprattutto alla ricerca di se stesso. Nella prima parte di questo libro Fitz viene lasciato completamente da solo, in realtà viene lasciato solo dagli umani, perché a suo fianco ci sarà sempre Night Eyes, che è il suo lupo. E viene appunto lasciato solo dagli umani che lo lasciano per la prima volta libero di decidere da sé, della propria vita, di cosa fare della propria vita. E Fitz per la prima volta sarà egoista, per la prima volta deciderà di seguire la sua vendetta, che è una vendetta esclusivamente personale. Nella seconda parte Fitz capisce che quello non è il modo corretto di agire, che così non ce la potrà fare e quindi decide di partire facendo un viaggio fisico concreto con amici vecchi e nuovi alla ricerca del suo re. Diciamo che questa ricerca e questa compagnia mi hanno ricordato vagamente comunque un'altra compagnia che è quella dell'anello. Con questo libro ho avuto l'impressione che Robin Hobb scriva un po' troppo perché anche qui ci sono comunque dei capitoli un po' troppo statici. E alcuni di questi capitoli io li ho trovati anche un po' inutili ai fini della storia, facendo scemare l'attenzione del lettore e anche la suspense. Anche il finale di per sé non è un finale ricco di azione o ricco di colpi di scena. C'è il culmine, però ci si arriva in modo molto lineare.
perché ci sono in realtà dei colpi di scena, però sono delle scoperte che vengono fatte un po' alla volta, per gradi, che quindi non stupiscono il lettore come un qualcosa così che viene detto di punto in bianco. Questa comunque non vuole essere una critica perché questa trilogia è una trilogia fantasy che mi è piaciuta molto. È semplicemente una constatazione. Robin Hobb in questa trilogia è così, fa così. Infatti in realtà questo tipo di finale per questa trilogia non mi ha stupito, nel senso che me l'aspettavo così, perché ormai dopo comunque 2 libri avevo iniziato a conoscere, ho imparato a conoscere l'autrice e è sempre stata coerente. Lei non ha mai svelato tutto subito, ma sempre con un po' di bricioline alla volta, per farci arrivare lentamente alla soluzione finale, alla meta finale, e farci arrivare con calma, senza avere il fiatone. Poi questi 3 libri sono stati molto malinconici. Fitz è davvero molto sfigato, cioè più sfigato di me e ce ne vuole. Cioè, Fitz incarna alla perfezione il motto "mai una gioia" e un po' insomma fa male perché poi ci affezioniamo a lui e non se lo merita tutto questo, non si merita tutto sto dolore, tutta sta sofferenza. Ad alleggerire il tutto c'è Night Eyes, il suo lupo, che in modo ironico, in modo pungente, dà le sue interpretazioni dei comportamenti e dei pensieri dell'uomo. E qui Robin Hobb mi è piaciuta molto perché ha riportato dei problemi, delle riflessioni molto serie che noi uomini spesso ci poniamo, poi però dà una spiegazione molto semplice utilizzando Night Eyes, che è un semplice animale, quindi ha una mente più semplice della nostra, e tutto effettivamente sembra semplice. Cioè ci viene da chiedere, ma perché noi ci complichiamo la vita in questo modo quando tutto potrebbe essere così semplice come lo vede Night Eyes? E quindi se tutti noi riuscissimo ad avere una visione delle cose molto semplice ed essenziale come il lupo di Fitz, cioè la vita sarebbe molto semplice per tutti. In conclusione, se per caso non l'avevate capito, la trilogia di lunga vista non è un fantasy ricco di azione, ma proprio no. Se voi volete un fantasy del genere, siete fuori strada con questa trilogia e se la leggete cercando battaglie e azioni a non finire, ne rimarrete sicuramente delusi. Fin dal primo libro è sempre stato un viaggio di crescita e di formazione personale. Quello che prende piede in questa saga, e in realtà mi sa in tutti i libri di Robin Hobb, perché considerate che io sto leggendo una seconda trilogia da lei scritta, quindi ho già letto in tutto 6 libri, cioè sto leggendo il sesto, e mi sa che è proprio una caratteristica dell'autrice. Ovvero è la psicologia dei personaggi, il carattere dei personaggi, la loro maturazione proprio a livello di personalità, perché in questo caso, appunto, nella trilogia di lunga vista è la maturazione anche di Fitz ad essere protagonista, non sono le battaglie, non è l'azione ad essere protagonista. Quindi, se volete un fantasy del genere incentrato sulla crescita dei personaggi, sicuramente la trilogia di lunga vista fa per voi. E livello di inglese per tutti e 3 i libri più o meno è quello medio-alto, quindi se avete un livello del genere, top, leggetevelo assolutamente. Bene, ragazzi, questi erano i 3 libri appartenenti appunto a una trilogia che volevo consigliarvi oggi per suggerirvi altri libri in inglese da leggere per chi ha un livello di inglese medio-alto. Io ve li lascio comunque qui sotto linkati ad Amazon ADBS, se volete leggervi la trama o procedere all'acquisto, probabilmente vi li lascio sia in inglese che in italiano e fatemi sapere se vi ho incuriosito, se pensate di leggerli o se magari li avete già letti, se conoscete già l'autrice, insomma parliamone qui sotto nei commenti che mi fa sempre molto piacere. Poi vi ricordo che qua sotto trovate il mio account Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi, per sostenere quello che faccio, i contenuti che creo. E trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram, per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. A questo punto direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!